amici, benvenuti ad una nuova puntata di Gallino TV. Sono veramente molto contento di essere qui con voi. Oggi parleremo dei 5 arnesi che deve avere un fabbro. Hai visto che grafiche belle, madonna. Allora, oggi parleremo degli arnesi, dei 5 arnesi che deve avere un fabbro, un falegname, insomma, coloro che devono andare a sistemare delle porte, degli infissi, rimettere in sicurezza delle case, insomma, coloro che devono fare dei lavori di piccolo artigianato. Allora, di base, fondamentalmente, voi potrete avere tranquillamente la vostra valigetta degli arnesi, oppure la borsa, oppure uno zaino. Poco conta che con che cosa andrete a fare i lavori, importa una sega dei lavori della borsa che avete, se poi dentro un buccio avete gli arnesi. È inutile che abbia delle borse professionali della Beta, della Viurte, Pastorino, roba varia, se poi voi avete delle mani di merda, vi torna? Meglio avere degli zainetti marci, schifosi, come c'ho io, vedete, c'ho questo zainetto marcio, ci metto dentro i miei arnesi, me lo metto lì sulla spalla, almeno voi in motorino a giro per la città, vado di corsa a risolvere i problemi alle mie vecchiette a giro per Firenze, oppure semplicemente lo butto in macchina e se c'è da andare terzo, quarto, quinto piano, mi metto lo zainetto e il 90% del lavoro lo faccio. Zainetto e trapanino a batteria abitatore. Grosso modo oggi molto del lavoro si fa con questi due ammennicoli attrezzi. Ma quali sono i 5 attrezzi che deve avere un artigiano come me sempre in borsa, in saccoccia, nello zainetto? Partiamo subito con ciò che serve subito, fin dall'inizio. I cacciaviti. Ci devono essere dei cacciaviti a stella e piatti. Io vi consiglio 3 e 3 a crescere, ovviamente, 3 piatti e 3 a stella, da piccino, medio, grande. Questi sono i cacciaviti che dobbiamo avere, quindi è il primo arnese, i cacciaviti. Poi serve un cacciavitone di questi grossi esagerati che si possono usare anche per uso scalpello, tirandogli delle martellate fortissime, si può usare come piede di porco e si può usare anche per dare a leva se ci sono delle cose che non tornano, che bisogna forzare, con questo lì ci si forza a bestia, altro non è che quello lì che usano i ladri usano questo qui o il piede di porco. Già con questo si fa dei grossissimi danni, si entra in molte case con questo qui. Questo serve assolutamente. Poi le pinze che servono anche queste lì, perché vedete, queste lì sono delle tronchesi che servono per tagliare le lamiere, per tagliare delle viti, per spezzare qualche cosa che bisogna spezzarlo. C'hanno anche la leva abbastanza grande, vedete, molto comodo. Queste sono addirittura protette, perché se si rompe un filo, se si trancia un filo elettrico, almeno non ci si rimane attaccati. Poi io uso solitamente queste pinzettine qui, vedete, queste pinzettine a becco di uccello. Perché? Perché almeno mi servono per i pop, per la size. Se devo sgranare qualche cosa, le prendo qua giù in fondo e riesco a sgranare. Se invece devo fare un lavoro di fine, come spesso accade sovente nelle serrature, con questo qui posso lavorarci come più mi aggrada. Un altro tipo di pinza che io vi consiglio vivamente è questa qui, è la terza mano dell'artigiano, è veramente la terza mano. Perché? Perché questa è la pinza grip, vedete? Da 6 cm di larghezza va a rifinire letteralmente a 0 mm girando su questa vite e c'ha il blocco, vale a dire quando si blocca qui si pigia questo bottone e te la lascia bloccata. Pigiando questo bottone si riapre e ti libera ciò che deve essere liberato. Questa è fondamentale per fare dei lavori piccolini, perché questa è veramente la terza mano del fabbro. Le chiavi a brugola, io vi consiglio tutti i tipi di chiavi, però comunque le chiavi a brugola, perché di solito molto spesso viene usato, se non c'è il cacciavite ci sono le chiavi a brugola, e le regolazioni delle porte si fanno spesso con le chiavi a brugola. Questo è il kit delle chiavi a brugola, costa 5 euro da cinesi, 10 euro se voi lo volete buono. Quindi un trincetto, perché il trincetto serve sempre, fa sempre comodo. E ultimo, ma non ultimo, anzi lei primo in assoluto, quello che davvero fa la differenza, dopo il piede di porco, la differenza lo fa questo oggetto, questo strumento di lavoro. Eccolo qui, il martello. Quando il ferro, il legno non vi dà retta, prendetelo a martellate, voi lo prendete a martellate e vi dà retta. Io vedete, l'ho fatto con il manico corto, perché lo devo mantenere nello zainetto. Però gli arriva delle belle fucilate anche con questo qui. Se poi voi lo volete con il manico lungo, tranquillamente prendetelo con il manico lungo.
Una cosa fondamentale che vi dico, quando si va a lavorare fuori, gli arnesi devono essere i migliori che ci sanno in garage, nello stanzino, nello stanzone, nell'officina. Perché quando si va a lavorare fuori, ci deve essere meno margine di errori possibile. Quindi se abbiamo degli arnesi di merda, si lavorerà di merda. Se abbiamo degli arnesi buoni, si può lavorare ugualmente di merda, ma in meno la colpa è nostra, non è colpa degli arnesi, va bene? Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto con la tromba e con l'imbuto, vi invito a attivare la campanellina qui sotto e iscrivervi al canale e ovviamente iscrivetevi anche su Instagram a Il Gallino oppure su Facebook cercando Massimiliano Galligani. Va bene? Ci si vede presto con altre nuove cose, cioè da fare gli unboxing. Insomma, scarto i regali, mi hanno mandato un monte di regali, iniziano a mandarmi delle robe di regalo, quindi segno buono. E poi vi insegno ancora molte altre cose, la saldatura e molto 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 altro, va bene? Vi ringrazio e vi saluto, ciao bellini, vi voglio bene!